Ciao, Bigiol, come detto dal titolo, ho accumulato un po' di cose che ho comprato nell'ultimo mese. Iniziamo dalle cose più importanti, dai libri, che sono secondo me le cose più importanti, perché adesso sono un po' cazzate che ho comprato. E inizio soprattutto con il libro di Francesco Vlog, Attese, che mi sono comprato la versione per Kindle da Amazon. Poi vi lascerò tutti i dati dove poterlo acquistare giù nell'info box. Andate a darci un'occhiata. Vi lascio anche il video della presentazione che ha fatto Francesco Vlog sul suo canale. È un libro di poesie. Qui. E quindi diamo una mano a un giovane youtuber, un giovane autore come Francesco, che ho anche avuto il piacere di incontrare. E vi lascio anche la recensione che ha fatto Aldo di Ashura Scorn, che lui già l'ha letto, io ancora non l'ho finito, però non mi sento di essere all'altezza di poter fare una recensione, vi posso solo consigliarlo, che veramente ne vale la pena di leggerlo. Che ho l'app del Kindle sopra l'iPad, perché l'iPad praticamente ce l'ho sempre dietro, quindi mi viene più facile leggerlo anche quando sono fuori. E poi ho comprato anche altri libri, questi però usati, e ho preso questi libri che cercavo, che sono poi libri usati che ho preso su Amazon. Su Amazon io devo dire che con i libri usati mi sono sempre trovato benissimo. C'è anche un altro da qualche altra parte, ed è la Black Dahlia, The Black Dahlia, che ho visto il film, già ne ho parlato anche in un video. E questo è il formato quello piccolo, che è di James Ellroy, me lo sto leggendo adesso. E poi questo che vi avevo anche accennato nel video su American Horror Story, che è praticamente la storia di cui poi si sono ispirati per il proprietario dell'Hotel Cortez. The Devil in the White City. E questo anche non vedo l'ora di leggerlo. Poi andiamo alle cose più frivole. Ah bene, allora da Amazon anche ho comprato questo cuscino, che è l'emoji che più mi rappresenta, quello un po' più riverente che fa la linguaccia. Questo è sofficissimo. Sono contentissimo perché è proprio figo, mi piaceva. Perché l'ho visti da Nadia Tempest, da Camilla Milanesi, e questo è quello che mi piaceva di più. Non so se ne comprerò altri, ma vedo. Perché poi sono fissi anche con i cuscini, tra le altre cose. E poi all'S lunga c'erano i punti per comprare, per avere dei peluche. Ogni 8 punti, ogni 25 euro di spesa avevi un punto, e con 8 punti e più 4 euro ti davano un personaggio dei Looney Tunes. E ho preso Jerry. Ah, è fighissimo, c'è anche un cappuccione enorme. Lo so, sono cazzate, però mi piace simpatia. Ah, è figo. E poi sempre all'S lunga, come l'ho visto, ho detto mi deve essere mia, la tazza dei Minion. Fighissima, questa l'ho pagata sulle 3,99€. E c'era anche quella di Star Wars, quella di Frozen, altri, insomma, questo che sarà di Minion. Guarda che carina. Che poi faccia collezione anche di queste. Casca da qui. Che poi c'erano i cioccolatini mi sono pappati subito. Come sono uscito dal supermercato già erano finiti tutti. Carinissimo. E non è finita qui, perché dei Minion ho preso anche altre Minion, ho preso anche altre cose. Voi direte, questo è esaurito proprio del brutto. AliExpress ho preso questa penna. Io faccio collezioni anche di penne. Che poi ha scritto un francese. Che cazzata. Però è figo. E poi, l'altro giorno ero a Fiordaliso, ho preso questa, la cannuccia dei Minions. Questa l'ho pagata 4,99€. Ed ecco la cannuccia. Cioè, no. Dove sta? Poveraccio. Ma che figo. Ma è carina. Sto leggermente in fissa con i Minion. E poi, sempre da AliExpress, ho preso i Lego, perché io colleziono anche i Lego, non mi vergogno a dirlo. Allora ho preso questo di Hulk, che si ti paga di una stupidaggine con la spesa gratuita, ma che figo. Catwoman, con il diamante. E Wonder Woman. E adesso me ne vogliono ordinare altri.
cazzata. Avevo detto che certe erano cazzate. Poi sempre da AliExpress ho preso questo bracciale. Sono rimasto un po' mezzo deluso perché... Vabbè, pagato 40 centesimi. Che non so manco come cacchio si mette. Vediamo se ci riesco. Dovrebbe essere tipo così. Ma troppi fronzoli. Mi sono un po' impicciato. Non pensavo che erano così fronzoli. Troppi fronzoli, questo mi nervi. E vabbè. E invece da Amazon, l'ultima cosa che ho preso da Amazon, questo portachiave dei Gremlins, che poi quando sono andato a Torino ho visto anche il Gremlins nel museo del cinema, io così, come i bambini. Questo l'ho preso un po' di tempo fa, portachiave, perché io colleziono anche portachiavi, le mille collezioni di Saverio. E poi ho preso delle Yankee Candles. Ecco qua, l'ho preso un po'. Allora, un po' l'ho presa alla Milano Fiori e un po' l'ho ordinata anche online. Questa l'ho presa Milano Fiori, che è la mia preferita. Da adesso un po' è la mia preferita, che è Lemon Lavender. Cioè, ma profuma, che è una cosa eccezionale. Quanto passa profumata sta candela. Mamma mia. Cioè, questa è veramente la mia, sta diventando la mia preferita. Poi ho preso questa Cappuccino Truffle. Insomma, non è che profuma tantissimo. Poi Madagascar Orchid, che non è che profuma tantissimo. Wild Fig, questo. E poi Strawberry Buttercream. Che profuma, però mai a livello di questa. Questa veramente, mamma mia, sprofuma tantissimo. E queste sono le Yankee Candle che ho preso. Poi proseguiamo. Quando sono andato a Torino, ho preso un po' di cose al museo egizio. Lascerò un pezzo di video forse. E ho preso delle cazzatine. Ho preso la matita. Ma che figa. Con i geroglifici nera, con i geroglifici d'oro, carinissima. Poi ho preso questa gomma, che colleziono anche le gomme del sarcofago, dai, fighissima. Il segnalibro a sarcofago e questa spilla con l'occhio. Giusto tre cazzatine per avere un ricordo. Questo bru cacao che l'ho preso alla Coop, così almeno stavolta non mi dite niente del bru cacao, questo deve essere per forza buono. Balsamo labbra idratante e protettivo della Vivi Verde, questo deve essere per forza buono. Poi ho preso dai cinesi, ho preso questo sapone liquido a cocco e vaniglia. Siccome sono fissa col cocco, ho preso dall'Esselunga questo Monoi Cocco Bio Life della Netro Roberts. Io quando ho le fisse, proprio mi punto. Non è buono. Questi pezzi non me li ricordo. E poi sempre a Fiordaliso. Sì, ho preso questa maschera che voglio provare. 1,95€. Blemish Mud all'aloe, questa maschera all'aloe, aloe vera, la proverò, questa deve essere buona. Poi ho preso da Dicodà, ho preso questo dentifricio 3D white, ultra white. E poi ho preso questo sbiancante dell'antica erboristeria, denti più bianchi dopo 10 giorni. Questo lo voglio provare perché Camilla Milanesi mi sta facendo la fissa dei denti, i denti bianchi. E poi voglio provare questi due. 3D White con una pulizia regolare, azione 3D White, sbianca davanti, dietro e negli spazi visibili tra i denti. Inoltre aiuta a prevenire le carie, prevenire il tartaro, rinfresca l'alito. Minchia, te fa pure il caffè la mattina, no? E poi questa qui, come ho detto, antica erboristeria, denti più bianchi dopo 10 giorni, salvia e bicarbonato. Voglio proprio vedere, questo sono proprio curioso. Vediamo che questi due, farò un sorriso più smagliante.
Poi andiamo con i vestiti. Sono stato al Fiordaliso, ho preso, vabbè, questa che indosso, ho preso a Piazza Italia che costava 9,95€. Poi a Piazza Italia già ci sono i saldi al 50% su alcuni articoli. Ho preso questa e poi dei pantaloni di una tuta, e adesso vi faccio vedere, nera. Semplice. C'ha le tasche qui. Questa è comoda per tutti i giorni, vedete, c'è un po' il cavallo basso. La tuta, adesso vi dico quanto l'ho pagata, se trovo lo scontrino. Allora, la tuta veniva 19,95 e la maglietta appunto 9,95. Poi cos'altro ho preso? Ho preso delle scarpe da Piazza Italia. Le scarpe che erano in saldo, se non mi sbaglio, delle scarpe che costavano 34,95, ma io le ho pagate il 50%. Sì, le ho pagate 17,47 in tutto. E sono queste qui nere, io nero fissa, e non sono accio da tutti i giorni. Quello perché a me tutti i giorni piace vestirmi sportivo, con tuta, scarpe da ginnastica, trovo più pratico. Questo è carino. E poi, sempre da Piazza Italia, anche questo scontato, questo giacchetto a jeans, poi già ce l'ho un giacchetto a jeans con le inserti nelle copelle, però volevo provare anche questo, che l'ho pagato, scontato del, vedete, c'è ancora scontato del 50%, questo costava 49,95, quindi 50 euro, l'ho pagato sulle 25 euro, la metà. Ed è fatto così. Aspetta che adesso me lo indosso in diretta. Ancora non fa tantissimo freddo, quindi va bene. Ma carino. Ho detto che già ce l'ho un giacchetto a jeans, però questo con le copelle, però questo c'ha il cappuccio. C'ha le maniche così. Ma è figo. Questo con gli occhiali da sole. Le scarpe da ginnastica, quelle che vi ho mostrato. E via. Ho fatto pure l'outfit. Quindi visto c'è scappato pure l'outfit. Poi da Sonny Bono ho preso questo berretto di lana nero. Questo sopra l'outfit che costava 4,99€. Semplice. Così. Poi sono andato da Jack e Jones, da Jack e Jones, e ho preso questo cappottino che mi è costato 139,95, 140 euro. Sì. È carinissimo. Così. Se faccio vedere come sta anche questo. Lo so, io mi vesto sempre in nero, pare che sto sempre a lutto, però questo è figo, dai. Questo è un po' più elegantino, pottino. Poi questo vedo sempre sopra il jeans, il pantalone di velluto. Ed ecco qua. Figo. Abbiamo quasi finito, eh. Poi da H&M ho preso qualcosina. Allora, ho preso questa maglietta verde, perché sono fissa col blu, il verde e il nero, che costava 14,99, semplicissima, però c'ha la particolarità che c'è il dietro più lungo del davanti, che poi ce l'ho anche una quasi simile che ho preso quest'estate, però c'ha i laccetti dietro per stringere, e questa è semplice, che questa sopra una tuta un po' sgualcita. E poi ho preso questa felpa, che sta fighissima, costava 24,99€, e così anche questa c'ha il dietro più lungo, verde. Mi piace che c'ha le tasche davanti, così, e abbiamo finito.
Mamma mia, un casino in giro che non vi dico. E niente, questo è stato il mio ultimo shopping che ho fatto. E spero di non avervi annoiato e come ci vediamo al prossimo video. Ciao!